tempo di vacanze, nonostante la crisi che affligge la maggior parte degli italiani, c'è chi alle ferie proprio non rinuncia e mette da parte qualche soldino apposta per un po' di relax. Noi abbiamo chiesto quali sono le mete preferite ai vicentini e non solo. Già stati in vacanza o andrete in vacanza? Andremo in vacanza la prossima settimana. Dove? Cervia. Quindi c'è per le vacanze, ci sono sempre un po' di soldi? Sì, una volta all'anno si può fare. Una o due volte all'anno si può fare assolutamente. La Cervia, esatto. Un'ottima via di mezzo. No, devo andare. Dove? In Sicilia. La crisi non ti ha colpito oppure per le vacanze ci sono sempre un po' di soldi? Guarda, io quest'anno ho un po' di spese da fare perché vado a vivere via, quindi ho una casa da costruire, quindi sicuramente quest'anno non farò spese pazze. Ecco. Però per le ferie qualcosa No, c'è. per le ferie c'è, assolutamente. Ci vuole per forza. Siamo già stati in Dove? Spagna. Quindi la crisi non vi ha colpito. Basta stare attenti. Se E andrai in vacanza? vado in vacanza, mai in questo periodo. Come mai? Perché vanno in vacanza tutti? Quindi quando preferisce farle di solito? Quando gli altri sono a casa, c'è meno da faticarsi. Ha già pensato qualche meta? Ma io improvviso tutto di solito. Quello che penso di fare mi viene il momento, mi viene l'ispirazione e faccio. Tanto quando non si va il periodo che vanno tutti, si trova quello che si vuole. Quindi la E crisi, costa che meno. la crisi quindi non l'ha colpita. Esatto. Quindi. No, ancora non sono stato in vacanza. Ci andrà? Dove? Sì. Giù, in Puglia. Quindi la crisi diciamo non l'ha colpita. Per la vacanza ci sono sempre un po' di soldi. Sì, però dopo un anno di lavoro un minimo di stacco ci vuole. Sono in vacanza, questa è con mia moglie che sta scappando, però sì, siamo in vacanza qua, facciamo un tour un po' del Veneto, quindi ci siamo fermati in questa una tappa a Vicenza. E di dove siete? Allora, Casale Cremasco, Vitolasco, che è vicino a Crema come zona. Poi stiamo facendo un po' tutto, siamo partiti, facendo un po' Peschiera, Sirmione, adesso abbiamo fatto Soave e abbiamo fatto tappa qua a Vicenza. Quindi un viaggio culturale, diciamo. Sì, esatto, visitare le città e un po' l'Italia prima di andare all'estero. Nonostante la crisi, il viaggio ci sta. Sì, si organizza e poi ci sono comunque bed and breakfast così che costano anche relativamente, sono relativamente economici e poi vediamo anche di mangiare un po', mangiare tipico della zona che è tradizione importante. Niente vacanze. Come mai? Non ci sono i soldi. No. Perché? Perché non intendo andare in vacanza, poi sto bene dove sto.